機場に到着後、上の棚をお開けになる際にはご注意の上お開けください。本日はスターアライアンスメンバーターキッシュエアラインズと全日空のコードシェア便にご搭乗いただきまして誠にありがとうございました。Partendo dal bagno, che è la cosa più figa, abbiamo lavasciuga, water con pulsantiera alla giapponese fighissima, cabina doccia microscopica, cucina nel corridoio, questa è la porta d'ingresso, il letto con tutta la mercanzia per terra, l'armadio, televisore, inutile, lo toglierò, scrivania, balcone, piccolino però ci sta, è più una gabbia che un balcone, l'antro dove mettere le valigie e ta-da, finestrellina con vista sulla viuzzola. E adesso si va a fare pranzo. Di Tokyo, sono le 7:30 ed è ora di fare colazione perché oggi si inizia ufficialmente ad esplorare. La colazione dei campioni, latte giapponese, biscotti e la tazza vuota. Ho scoperto che non posso fare il caffè perché il gas non va senza l'accendino, quindi il caffè è rinviato a domani perché non ho l'accendino. Oggi piove, è il mio primo vero giorno qui e il meteo non poteva essere più ostile. Sono dovuto andare a comprare un ombrello perché piove. E sto andando all'ufficio immigrazione per registrare l'indirizzo, perché gli stranieri che stanno più di 90 giorni in Giappone devono registrare l'indirizzo in una specie di municipio. Sto andando a farlo oggi visto che piove, sfrutto la brutta giornata, da domani dovrebbe essere un pochino meglio. Volevo fare un giretto anche, però qua a quanto pare il meteo veramente non è dalla mia parte. E niente, facciamo vedere che sto caricando materasso e sto andando verso Shinjuku perché è il mio municipio, quello di Shinjuku. E niente, dopo adesso racconterò come andrà questa esperienza. Si trovano in mezzo ai palazzi e ai grattacieli anche casettine microscopiche che si vede che appartengono alla Tokyo di una volta, ed è molto bello perché tu passeggi in mezzo ai grattacieli, palazzi alti, moderni comunque, edifici di oggi, e vedi queste casette qua che avranno un bel po' di tempo, avranno, sono fatte proprio vecchio stile, molto figo. Ragazzi, allora, registrazione all'ufficio immigrazione fatta. A parte che devo iscrivermi anche al sistema sanitario, pensavo di essere coperto con l'assicurazione privata, invece no. E adesso sto andando a fare un giro a Shinjuku, che è il quartiere appunto più popolare di Tokyo, e sono perso in questo stradino in mezzo ai palazzi, e adesso cercherò di trovare qualcosa di carino, magari vado a cercare qualche ciliegio, visto che sono gli ultimi giorni della fioritura. Però devo anche trovare gli adattatori, che non li ho ancora trovati, sono l'ultima cosa che mi manca. Ragazzi, in questo negozio si trova veramente di tutto. Sono tutti biscotti, mangiare. È una roba
incredibile, veramente si trova di tutto. E io sto cercando gli adattatori, che è l'unica cosa che sembra non esserci. Incredibile, quando cerchi una cosa non c'è. Però la sto cercando nelle bibite, quindi mi sa che devo cambiare zona. Raga, ho scoperto che il supermercato non è un piano solo, sono 6 piani. Quindi ho voglia di trovare gli adattatori. Vabbè, non ho aperto una tonna. Sono arrivato al reparto credito dell'elettronica. Oddio no, cosa vedono i miei occhi? Raga, non è vero. Che cosa sono? Dei cavatappi a forma di... vabbè. Missione compiuta, adattatori trovati. E adesso gli adattatori sono qua. Ho comprato anche l'accendino per accendere il gas in casa. Sto continuando a girare per il negozio perché ci sono un sacco di cazzate. Tipo... accessori stranissimi per lo smartphone, qua si trovano veramente di tutto. Volevo cercare le robe un pochino più da nerd, tipo giocattoli, robe dei Pokémon, adesso vado a esplorare. Sto facendo aperitivo con il sushi del sushi bar. Adesso vedo, non costa tanto, però ho paura di ordinare la cosa sbagliata. Eccolo raga, sono emozionato, questo l'assaggio con il pesce che c'è sopra il nigiri. Fai due nigiri d'Italia. Quello di tonno è buonissimo, veramente buono. Questo altrettanto, ma ho un po' di wasabi dentro. Mi sorprende per la capacità di cambiare da un momento all'altro, cioè ogni angolo ti giri ci può essere qualcosa di diverso. Questo tempietto qua in mezzo a un vialone gigante di Shinjuku veramente non me l'aspettavo. Comunque adesso sto tornando a casa, è ora di mangiare perché oggi pomeriggio si arriva in esplorazione. Ladies and gentlemen, benvenuti alla nuova puntata di In Cucina con Tommy L. Oggi cuciniamo la carbonara, ho già pronte le pentole, tutte le attrezzature da cucina. In frigo abbiamo le uova, la pancetta, forse una pancetta sola va bene, l'altra la possiamo rimettere in frigo, il parmesan, parmigiano, perché il pecorino romano non c'era. E poi abbiamo anche il fantastico pepe. Ragazzi, siamo arrivati a Bunkyo, sto facendo un giro in questo quartiere e ho appena assistito a una scena molto divertente. C'è un fruttivendolo che vendeva frutta a basso prezzo, che qua in Giappone è veramente difficile trovare. C'era una coda incredibile, veramente incredibile. Sto andando a fare una passeggiata, a esplorare anche questa zona, che è un pochino più periferica rispetto a Shinjuku. Sto per ascoltare un bimbo. E niente, adesso andiamo a vedere cosa ci aspetta. Arrivato camminando in questo parcheggio, non so se si vede, sono arrivato in un tempio, sto tornando a casa e la cosa bella di Tokyo è che tu passeggi per i palazzi, ti giri, bam, tempio, fighissimo. Adesso torno a casa. Buona raga, mezzanotte, io ho finito di scaricare adesso le clip sul computer, mi sono bevuto il tè con gli biscotti mentre scaricavo le clip. Fuori non c'è nessuno, qua sembra di essere in mezzo alle campagne perché c'è un silenzio incredibile. Adesso mi lavo i denti, vado a dormire e per questo episodio, per questo primo episodio di questa serie che spero durerà abbastanza, direi che possiamo chiudere. Alla prossima faremo tante tante altre cose belle, quindi restate con me. Mamma mia, non so fare proprio le chiusure del video, vabbè, le chiudiamo prima che sia troppo tardi. Raga, sto tornando a Shinjuku. La chiavara è veramente una roba incredibile.